Buonasera amici, un benvenuto dalla redazione di Sicilia On Press. Circa 40 minuti fa un post del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che come annunciato nel corso della propria conferenza stampa, da domani tutte le attività produttive saranno chiuse, tranne quelle strettamente necessarie e indispensabili a garantire i beni e i servizi essenziali. Questo è il post che ha pubblicato Conte, che ha anche firmato il decreto che proviamo a leggere al netto delle iniziali premesse. Andiamo ad elencare quali sono le misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Bisogna leggere già dall'articolo 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure. Andiamone subito ad elencarle, proviamo a leggerle assieme. Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. L'allegato 1 è quello con il quale vengono elencate le attività che vengono ritenute ammissibili. Andiamo a seguire, sempre l'articolo 2 del comma B, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi e spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi rispetto a quello in cui attualmente si trovano. Alla comma C, le attività produttive che sarebbero sospese senza della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza e quindi con il lavoro cosiddetto agile. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali a assicurare la continuità delle filiere e delle attività di cui all'allegato 1. Questo allegato 1, lo vedrete fra un po' anche pubblicato sul nostro giornale, sono le attività che è possibile continuare a operare. Andiamo ancora avanti. Al punto E sono comunque consentite, questo già l'abbiamo detto. Al punto F è sempre consentita l'attività di produzione, di trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo. Sono consentite le attività dell'industria, dell'aerospazio e della difesa. Il decreto dà anche nella parte finale delle sue disposizioni la propria efficacia fino al 3 aprile del 2020. È anche giusto sapere, quindi noi continuiamo anche a lanciare l'appello di rimanere a casa. Proprio pochi minuti fa il sindaco del comune di Raffadali ha dato notizie di un caso nel proprio comune, con un forte appello ha invitato i propri cittadini a rimanere a casa. Noi continuiamo a sostenere questo, bisogna rimanere a casa. Questo male si può solo sconfiggerlo solo rimanendo a casa. Grazie.